Ma veniamo all'amico Picciolini con una domandina bella bella piccante. No, piccante no. Una è di carattere, direi, etico-istituzionale. La missione moderna di un'associazione storica come la vostra, o assolutamente in fase di riqualificazione, qualcuno dice reengineering, ma è una parola ingegneristica, lasciamo a volete i suoi ingegnerismi, parliamo di cose, come dire, più terra terra, ma direi la missione moderna di un'associazione di consumatori così storica e così presente come la vostra. E la seconda, che è una considerazione, una constatazione che faccio io, non so se gli amici o la platea la condivide, perché vi vediamo poco o addirittura non vi vediamo laddove c'è da picchiare su questi temi della serie. Consip, chi sei? Cosa fai? Come fai i capitolati? Hai problemi? Parliamone. Chi sono i tuoi consulenti? Da chi ti fai appoggiare? Scrivete in italiano, perché altrimenti le imprese dovrebbero assumere, allora, un erede di Dante Alighieri per capire il crittografato epistolare con cui vengono fatti i capitolati e un ingegnere nucleare, perché non basta un matematico, per decifrare le regole matematiche con cui vengono fatte le formule. Alla fine, a pagina 4212, tra le righe, come diceva l'Antico Testamento, la verità sta tra le righe, cioè quelle non scritte, non sulle onelle, c'è una frase piccolissima che è: lascia stare quello che c'è sopra, ricordati che verrai giudicato sul massimo ribasso. Sulla prima parte posso taccio. Sì, Sull'ultima no. parte io taccio. Allora, non lamentiamoci se la nonna Maria trova il gatto di polvere ormai mischiato con particolato sotto il letto che a seconda delle correnti d'aria si sposta. Potremmo identificarlo con una specie di targa affinché conosciamo se è sempre lui che si sposta o un altro gatto che gli ha fatto compagnia. Non facciamo il cinema dei protocolli speciali se poi abbiamo dei costi già di formazione, di prodotti chimici, i carrelli che costano come le motorette ormai, leghe speciali, eccetera. Cioè, dobbiamo anche riportare le cose dentro un consesso, direi, decoroso e dignitoso, perché poi nessuno si muoverà di qui, anzi chiamate per favore i carabinieri, blindate tutto, perché da qui vorrei che uscissimo con un'idea, cioè che fare, perché io penso che i protagonisti ci sono e se ne abbiamo sbagliato qualcuno la prossima volta metteremo dei tavoli, ma non posso pensare che in questa sala non ci sia la cultura, l'etica, la professionalità per voler uscire di qui, ovviamente lo dico in maniera provocatoria. Per dire, se è vero che ci sono i protagonisti, perché non mettiamo insieme un cinema che dura nel tempo, enduring movie, no? Un cinema duraturo e permanente, che da oggi parta con un progetto. Il progetto non è andiamo a fare la manifestazione sotto Montecitorio a fare i soliti cacciaroni, no, non rivendichiamo diritti, noi siamo qui per cercare di capire come si può fare impresa, tutelando i consumatori, i lavoratori e tutti quelli che ogni giorno aprono la sera cinesca, sperando di arrivare il giorno dopo, senza imbrogliare nessuno. Sono d'accordo. Grazie. Sì, buongiorno, grazie dell'invito. È ovvio, un'associazione moderna, una delle, lo dico subito io, purtroppo 18 associazioni nazionali, le oltre 100-150 regionali, territoriali e via dicendo, riunite non in proprio, ma riunite sotto una direzione del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi anche qui capite bene quale può essere fino in fondo la nostra vera indipendenza, autonomia, se non ce la conquistiamo, come sto per dire, in maniera anche volitiva, userei dire. Se io sono qui oggi in un consesso estremamente importante, che però fino a ieri ci ha visto assente, è perché abbiamo cambiato strategia, almeno come di Consum, e certamente seguiremo a fare la guerra, tra virgolette la guerra, la parola sempre usare con molta attenzione, a chi lavora male,
a chi si comporta male con il cittadino, utente o consumatore che sia, ma vogliamo costruire invece un rapporto costruttivo con chi lavora bene. Ma se mi permettete, questa seconda parte la vorrei lasciare alla domanda finale, se ho ben capito, del moderatore. A me interessa affrontare la prima parte della domanda, dice: perché siete assenti? Ragionando anche qualche minuto prima di iniziare, io do questa interpretazione, poi torno sull'argomento principale. Noi non siamo assenti, io vi posso dire come di consola, prima di tutto noi nasciamo come CISL, quindi addirittura abbiamo pure una parte che tutela il lavoratore del vostro settore. Dopodiché noi siamo presenti nella sanità, siamo presenti nella tutela, nella conformità di prodotti, siamo presenti in tutto ciò che può riguardare un consumatore. Quello che non abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto solamente in parte, è che ci siamo rivolti, ad esempio nel vostro settore, nel settore della polizia, non direttamente a voi e non prima che avvenissero i fatti, ma ce l'abbiamo presi con la ASL se l'ospedale era sporco, ce la siamo presi col pubblico esercizio singolo se era sporco, ce la siamo presi con chiunque a livello individuale massimo di mini categoria, di micro settore, e sempre ex post. E questo è quello che appunto noi vorremmo insieme, in questo settore come negli altri in cui lo stiamo facendo, cambiare un attimino il modo di rapportarci tra produzione e chi tutela il consumatore. Perché io sono convinto di un fatto, e torno così al discorso iniziale, che sulla polizia, cioè che la polizia sicuramente sarà un servizio che esisterà sempre, buono, cattivo, pubblico, privato, ma sicuramente non ne potremo fare a meno. Lo dice uno che ha subito un trasloco adesso, è meglio che non vi racconto quello che è successo per la polizia dei nuovi locali. Ma era solamente una battuta forse anche un pochino sciocca. Dicevo, però dobbiamo partire anche voi dovete partire da un presupposto, che il consumatore e chi rappresenta il consumatore dà alla polizia un altissimo valore, polizia e igiene chiaramente, addirittura in alcuni casi superiore a quello che magari voi stessi date. Perché? Perché la polizia entra nell'immaginario della singola persona. Se io vedo una cosa sporca nel mio piatto, nel mio bicchiere o nella camera di albergo, io immagino che quel locale è tutto sporco. Non immagino solo che è stato un incidente di percorso di quel momento. Se io vedo alle cucine aperte, tanto è vero, le persone senza retina in testa, ho paura di mangiare in quel locale. E allora bisogna che questi valori, queste cose che esistono, le regole esistono, sono anche abbastanza buone, bisogna dirle se dal 2004 in poi, per quello che ne conosco io di questo settore, che non è tantissimo, non è sicuramente quanto ne conoscete voi, io credo che sia necessario che facciamo un salto di qualità contemporaneamente, perché ripeto, io se io vedo una cosa che non va e la vedo, immagino quello che c'è dove non vedo. Se poi mi metto dalla mia parte specifica, quando vedo situazioni chiare, lampanti, limpide, di lavoro non corretto, che non è solamente una questione di turni, è una questione di contributi, è una questione di patentini e di tutto ciò che serve in questo settore, è evidente che io in quel locale non lo vedo più come mio, non lo vedo più come un posto dove devo andare. E allora ha ragione il moderatore quando dice la Consip, o quando dice anche il privato, per carità, non è solamente la massimo ribasso e via dicendo, ha perfettamente ragione. Però credo di avere ragione anch'io quando dico, a questo punto, facendo non so se tanto o poco mia colpa, che è mancato un anello. Mancato l'anello di rapporto fra voi e noi. Non l'abbiamo mai avuto. Questa forse è la prima occasione. Tra noi e voi, sì, è ovvio. Certamente il moderatore è sempre al di sopra delle parti, il moderatore. Perché ripeto il discorso, io è la prima volta e mi dispiaccio,
mi sono letto i regolamenti per venire qui, ma già qualcosa conoscevo, ho cercato di capire questo settore e via dicendo, però è la prima volta che incontro un consesso così importante, è la prima volta che sono al tavolo con persone di una multinazionale del comparto. Allora qualcuno ha sbagliato. Ecco, se mi consenti un attimo, prego, senza interromperti, ma mi hai fatto ricordare che in una finanziaria 2007 o 2008 c'è quel passaggio completamente disatteso dove tutte le società che fanno servizi, mi sembra, dovrebbero consultare anche o avere le associazioni dei consumatori, infatti, a fare una specie di benchmarking o degli audit di soddisfazione. Riguarda più le utilities, però il concetto è quello, il concetto però deve essere quello. Sono d'accordo, 2007, mi ricordo il primo gennaio 2008, hai perfettamente ragione, dove purtroppo, e anche qui non voglio sparare su casa mia, tanto per essere chiari, purtroppo non tutti si sono messi a verificare come svolgere quel tipo di lavoro, non tutti hanno fatto la scelta pesante, e lo dico anche in termini economici, lo dico molto chiaramente, di andare contro un ente locale. Vado un attimo fuori tempo per dare il concetto, perché non accetto più una carta di servizio, una carta della qualità che mi venga imposta, scritta e metto solamente una firma. La voglio concordare, voglio decidere io se quella carta della qualità è una carta della qualità buona o non è buona, e questo è un concetto che a mio avviso potremmo anche riportare, se si parla appunto di qualità del servizio, anche in questo settore. Vorrei chiudere questo primo giro di intervento rimanendo sul concetto precedente e invitandovi, se possibile, di rendere sempre più tangibile il vostro lavoro, perché tante volte, e lo dico io che dovrei essere contro, ma come vedete non lo sono affatto, tante volte non si comprende nemmeno fino in fondo quel lavoro, quanto è stato fatto bene o quanto è stato fatto male. Aggiungo però, perché non si può essere sempre e solo buonisti, bisogna però che anche le regole, che ripeto, non sono solamente quelle di regolamenti europei, il programma 2004 e via dicendo, ma sono anche regole di civiltà, permettetemi di dirlo, vanno rispettate. Allora, orari non impossibili, è stato detto prima, lavoratori in regola, prodotti conformi, allora possiamo ragionare, e non li dico tutti perché non c'è tempo, ma sapete meglio di me, mille volte meglio di me, quanto è importante tutto quello che ho detto e tutto ciò che non ho detto. Allora, se noi partiamo da una base di questo genere, io posso dire a nome della mia organizzazione, anche se ho ovviamente un segretario generale, ho un'organizzazione che decide, che se noi partiamo da questi presupposti, alla domanda finale la nostra risposta sarà sì, ci stiamo. Fermo restando, ho detto che purtroppo, io non voglio essere poi troppo cattivo, ma porca miseria, detto proprio alla romana, visto che sono di Roma e non dico di peggio, ma tutti i giorni leggiamo i giornali, però i NAS stanno da tutte le parti, c'è qualcosa che non quadra. Allora è colpa del committente, sicuramente, perché c'è il massimo ribasso, probabilmente sì, sicuramente sì. Però allora bisogna anche avere il coraggio, io lo dico in altri settori, il primo settore non è questo, come avete ben compreso, dove, e la chiudo qui, con anche in questo caso non faccio il buonista, che non lo sono mai, pensate che il mio settore è le banche, pensate se posso essere buono con le banche io, dove si fa tanto la guerra tra i poveri, pur di avere una commessa, altro che massimo ribasso, si arriva quasi a zero, si arriva. E allora bisogna anche avere il coraggio, a mio avviso, a nostro avviso, di cominciare a parlarvi anche fra di voi, cominciare a vedere che sotto un certo livello non si può scendere, perché sotto un certo livello il servizio non ci sarà o sarà fatto male. Allora, se cominciamo a ragionare in questo modo, in cui le regole si rispettano, con noi, ripeto, non sono solamente quelle del consumerismo, ma sono anche quelle sindacali, detto in maniera molto chiara e molto onesta, perché veniamo dalla CISL e ci tengo da quel sindacato, di allora a quel punto lì mettiamoci intorno a un tavolo, ma ripeto, ci tornerò dopo.